mera riflessione sui social network. Parla di moda, mi copro perché sennò scoppia anche qua la polemica. Si condivide la propria gravidanza, si danno consigli di bellezza, chi di fitness, chi condivide il proprio piano d'alimentazione, chi parla di relazioni tossiche, chi racconta di esperienze vissute. Insomma, ognuno di noi si racconta e segue le persone a lui, persone affini da seguire, no? In cui ci si ritrova, in cui ci si riconosce, o che semplicemente ci piacciono e vorremmo, le seguiamo un po' come un modello, no? Come per avere ispirazioni, per poter essere migliori. Invece c'è poi chi segue delle persone che detesta, che non rientrano nel loro modus vivendi, operandi, che le segue per insultarle, per usarle come pungiball per le loro frustrazioni. Ed è lì il punto. Però cosa fa? Uscirete più forti, ne uscirete migliori. Ha ragione Clizia Incorvaia, c'è gente come noi che segue i VIP in veste di fanpage, c'è gente che lo fa solamente per denigrare. Io auguro che seguiate il suo consiglio perché come haters li abbiamo ogni tanto che qui sul canale, ne uscirete migliori. Un grande bacione, ciao!